Benvenuto presidente, finalmente possiamo gridarlo e possiamo forse anche cambiare un po' il nome del format che potrebbe essere ben trovato. Presidente, battuta anche banale che ha già fatto peraltro Manuela questa mattina, però noi cerchiamo con questo spazio di andare oltre. Abbiamo diciamo celebrato il confermato Sergio Mattarella, abbiamo in qualche modo fatto dato i voti, insomma, gli schieramenti politici, chi bene, chi meno bene, chi male, poi magari anzi ci torniamo, perché con questo approfondimento vogliamo guardare avanti. Come detto, un anno di riforme, siamo pronti. È un momento chiave il 2023, perché il 2022, chiedo scusa, che ci condurrà fino al 2023, quando ci saranno le elezioni politiche. Quindi un anno, qualcosa di più, un anno e mezzo per il governo, per Mario Draghi, e per guardare avanti e per dare quel sostegno che serve a una ripresa, quella economica italiana, che va forte. E infatti ecco la notizia che è di questa mattina, cioè il più 6,4% su base annuale, lo possiamo vedere sul grafico del nostro PIL. È una crescita che, se escludiamo il 17% di luglio, non era così energica da 1995 per quanto riguarda i dati ufficiali, metà degli anni 70, se andiamo ancora indietro. D'altra parte abbiamo anche un più 0,6% su base trimestrale. Insomma, la crescita c'è, è superiore alla media europea, l'area euro infatti oggi registra un 4,6%, ma se guardiamo con un po' più di, diciamo, un time frame più ampio, e quindi gli ultimi tre mesi, notiamo che appunto la ripresa sta rallentando, lo 0,6% va in questa direzione. Peraltro, notizia di poco fa, si è espresso Standard & Poor's, per Standard & Poor's Global Ratings, la rielezione del presidente Sergio Mattarella dovrebbe sostenere la continuità politica in Italia. Un secondo mandato consentirà al governo del presidente Mario Draghi di concentrarsi sulla realizzazione di un secondo ciclo di riforme nell'ambito dell'impegno italiano previsto dal Piano Nazionale di Ripresa. Il problema fondamentale che riguarda il nostro paese per quanto riguarda questo rallentamento della crescita, uno dei problemi, è quello legato all'inflazione. L'inflazione al consumo, l'indice dei prezzi al consumo, ma se ne parla non quanto bisognerebbe fare, e mi riferisco a un altro tipo di inflazione, che è l'inflazione alla produzione, l'IPP, indice dei prezzi alla produzione, il costo della produzione all'ingrosso e il costo proprio fisico della produzione. Possiamo fare l'esempio del supermercato, scusate, del ristorante. Quanto costa un ristorante rifornirsi? Vediamo pure il grafico intanto. Quanto costa a un ristorante rifornirsi delle materie che poi vengono utilizzate per i vari piatti? Beh, insomma, ce lo dice l'IPP, oltre ai costi, diciamo, magari di un pastificio, quanto costa comprare la plastica, dove mettere la pasta, quanto costa il grano. Ecco, lo vedete nel dato sulla destra, il dato al centro è IPC, è l'inflazione al consumo, IPP inflazione dei prezzi alla produzione. Come vedete, l'indice dell'inflazione in Germania è quello vecchio, ma cambia poco, adesso siamo al 4,9% e non più al 5,3%, ma l'indice dei prezzi alla produzione è del 24,2%, 5, 10, 15, 20, quasi 25, quasi 5 volte di più. Italia, inflazione 3,9% l'inflazione al consumo, 22,6 il prezzo alla produzione. Eurozona 5% inflazione, 23,7 inflazione del prezzo alla produzione. Regno Unito 5,4% al consumo, 13,5 alla produzione. Negli Stati Uniti l'inflazione è molto alta ed è quasi uguale, in realtà sono quasi 3 punti percentuali, all'indice dei prezzi alla produzione. Che cosa vuol dire? Torniamo all'esempio che abbiamo fatto del ristorante, che se un ristorante ha un aumento dei costi della produzione del 24%, poi si rifà sul consumatore solo del 5%, se siamo in Eurozona o anche in Italia, dove comunque siamo non siamo distanti da quel 5%, il 3,9%, ma cambia poco. Questo che cosa vuol dire? Che è un sistema che nel lungo periodo non è sostenibile. Le imprese, che può essere il ristorante, il negozio di abbigliamento, l'impresa magari un po' più
strutturata con questi rialzi che sono rispetto agli anni precedenti, cioè il 24% in più rispetto a un anno fa, paga a livello di costi di produzione il ristorante o il negozio d'abbigliamento, il 5% sull'inflazione al consumo è rispetto all'anno precedente. E vorrei ricordare che siamo a dicembre 2022, perché questi sono i dati di dicembre 2022, rispetto a dicembre 2021, e se vi ricordate in che condizione eravamo, chiedo scusa, dicembre 2021 è il dato che abbiamo mostrato, dicembre 2020 è il dato precedente, e ci ricordiamo bene in che condizione eravamo a dicembre 2020. Eravamo praticamente appena usciti, anzi appena rientrati in un lockdown, per quanto parziale, ma sostanzialmente abbiamo fatto capodanno con il coprifuoco, e quindi la situazione era ancora piuttosto problematica. Bene, davanti a questa situazione è anche normale, cioè sui giornali continuiamo a leggere di aziende che chiudono, di aziende che preferiscono sospendere la produzione. Perché? Perché hanno fatto due calcoli, hanno capito che sospendere la produzione è meno, diciamo così, impattante dal punto di vista negativo di quanto, quanto potrebbe esserlo se invece l'attività dovesse proseguire, perché i costi delle bollette, dell'energia e in generale anche di altre materie prime, come la plastica che è salita del 70% per citarne una, beh insomma conviene paralizzare la produzione e aspettare i tempi migliori. Quali sono i tempi migliori? I tempi migliori in cui la Fed e in generale le banche centrali decideranno di tagliare i tassi di interesse, cercando di ridurre in qualche modo l'inflazione, e perché ovviamente ci sarebbe meno cash, meno liquidità nel sistema. E in questo senso non solo ci sono le dinamiche di politica monetaria da parte delle banche centrali, che hanno comunque promesso, prima hanno detto naturalmente l'inflazione scenderà, adesso dicono l'inflazione scenderà grazie ai nostri interventi per quanto riguarda il rialzo dei tassi. Fondamentale sarà l'agenda, e qui veniamo al titolo che vi abbiamo proposto, all'agenda di Draghi delle riforme che andranno in aiuto alle imprese, ai negozianti, all'attività che stanno facendo fatica, potrebbero iniziare a fare fatica, perché come detto è un sistema, guardando le due inflazioni, non sostenibile nel lungo periodo. E allora vediamo quali sono le riforme dell'agenda di Mario Draghi. Come detto, un anno e mezzo, le elezioni ci saranno a maggio 2023, quindi insomma diciamo che sono 15-16 mesi. Eccole le riforme attese, come se non ci fosse un domani, perché un anno tutte queste riforme, insomma, l'Italia raramente ha mostrato una flessibilità così importante, perché c'è da riformare il fisco, c'è la riforma fiscale che ovviamente va incontro in prima persona alle esigenze delle attività, perché dal punto di vista fiscale l'idea è di alleggerire le bollette eliminando il pagamento di quelle tasse che rendono una bolletta davvero importante. A volte ci sorprendiamo come mai paghiamo il 50% dei consumi e un 50% è fisso. Sono le famose tasse che valgono per la benzina, le tasse di utenza, insomma anche per le bollette. La riforma della giustizia, la riforma delle pensioni, lo scostamento di bilancio che non abbiamo inserito ma che è importante, che permette in qualche modo di accumulare ulteriore debito e di ripensarci l'anno venturo, dato che comunque stiamo ancora uscendo da una pandemia che è ancora viva, anche se la curva ci mostra qualche segnale confortante. La riforma che regolerà gli appalti, la transizione energetica su cui il PNRR diciamo concentrerà parecchi fondi, insomma il digitale e la transizione energetica innanzitutto, il digitale che dovrebbe creare nuovi posti di lavoro, la transizione energetica pure, e in questo momento stiamo assistendo a una situazione opposta, cioè le aziende in questa transizione che è molto costosa sta mettendo in mobilità diverse aziende, in particolare a Bari c'è una storia di 1000 lavoratori che rischiano il posto per una situazione insostenibile sul fronte dei costi per la Bosch e anche per un'altra azienda leader, sto andando a memoria quindi non mi viene in mente il nome. E poi anche la pubblica amministrazione e la concorrenza, così tante riforme saranno in grado di essere quantomeno avviate da parte del governo? Beh, insomma, quello che è importante è che la presenza di Mattarella sia garante della tenuta della maggioranza. La maggioranza è rimasta intatta,
poteva cambiare se dovesse, se fosse stato Draghi ad andare al Quirinale, è rimasto Mattarella, è rimasto Draghi, ma è una maggioranza atipica, anomala, a un anno dalle elezioni, in un paese che è perennemente in campagna elettorale. Cosa volete che siano 15 mesi? La campagna elettorale forse è già iniziata con, diciamo così, i risultati e da come sono usciti i vari partiti dalle così strategie che erano state messe a punto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Vogliamo vedere come ne sono uscite i principali partiti da le elezioni al Quirinale? Noi l'abbiamo titolato questo cartello come l'irrequietudine dei partiti. Ne abbiamo segnalati due, sarebbero tre, perché anche comunque Forza Italia non è che se la passi benissimo. Però Lega, ci sono in ballo, sul tavolo, diciamo così, gli errori di Salvini durante l'elezione del Presidente della Repubblica. Salvini si è giocato ben 9 nomi e nessuno è stato portato a casa, quasi come se smaniasse di essere il famoso Kingmaker. Ne abbiamo parlato lunedì scorso. Con Paolo Balduzzi, editorialista del Messaggero, e di Renato Mannheimer, editorialista del Riformista. Le carte sono state giocate male, evidentemente, per la Lega, e questi errori sono stati oggetto di dibattito all'interno dell'entourage, diciamo, dei vertici della Lega, e lo si può notare come Giorgetti, numero 2 del Carroccio, abbia minacciato le dimissioni, lo ha fatto in questi giorni, poi le ha ritirate, ma perché Salvini gli ha promesso un vertice quanto prima con Draghi per cercare di capire quale sarà la direzione che questa maggioranza ha intenzione di intraprendere. Inoltre la Lega rischia la frattura anche con Fratelli d'Italia, che forse a livello di consenso è anche avanti rispetto al Carroccio. Meloni ha attaccato Salvini su Twitter dicendo: sono senza parole, Salvini sta andando con il PD e il Movimento 5 Stelle al colle per chiedere a Mattarella di rimanere. Quando, lo ha dichiarato Ignazio La Russa durante la settimana del Quirinale, su una cosa il centrodestra era unito, sul dire no al Mattarella bis, e invece ha dovuto cedere. Il centrodestra premeva per avere un Presidente della Repubblica vicino alle proprie posizioni, ecco perché è stata presentata la Casellati, così non è andata. Forza Italia ce l'aggiungo io, perché Berlusconi non è affatto soddisfatto, questo possiamo garantirvelo anche da fonti vicine ad Arcore. Tajani, leader di Forza Italia, viene in qualche modo criticato per le dinamiche che si sono innescate per quanto riguarda Forza Italia, dato che Berlusconi ha bloccato le candidature per il nome dal centrodestra per un mese, salvo poi dire no grazie, anche per motivi di salute, e poi Forza Italia ha votato contro la seconda carica dello Stato, Casellati per l'appunto. Quindi anche Forza Italia deve un po' rivedere le proprie le proprie priorità e la propria identità. Movimento 5 Stelle, regia per favore, torniamo al cartello che stavamo analizzando poco fa. Eccoci, Di Maio contro Conte, e se lo sono proprio detti separatamente, ma in televisione. Troppi errori della leadership, ha detto Di Maio. Conte ha detto: se Di Maio, che comunque è uno dei capi del Movimento 5 Stelle, e non è soddisfatto di come è andata, perché non si è espresso prima? Insomma, tra i due c'è evidentemente qualcosa da chiarire, e poi c'è anche la figuraccia di Grillo, la definiamo tale perché Grillo su Twitter ha scritto: benvenuta Elisabetta Belloni, benvenuta Italia, finalmente ti aspettavamo, una donna a capo del Quirinale, salvo poi essere smentito, perché qui il Partito Democratico ha fatto strategia, ha lanciato il nome con il Movimento 5 Stelle per poi bocciarlo, diciamo così, assieme a Matteo Renzi. Inoltre c'è anche un centro che si sta andando a costruire, un nuovo terzo polo, un polo centrista, Renzi con Italia Viva, Coraggio Italia, e quindi Toti e Brugnaro, Forza Italia, forse una parte di PD, forse una parte di Irrequieti del 5 Stelle. Insomma, come vedete, i partiti all'interno della maggioranza sono in una fase di quasi azzeramento di identità. E queste dinamiche, chissà, potrebbero rallentare il lavoro del governo, potrebbero bloccare il lavoro che ha davanti Mario Draghi e il suo entourage. Questo non deve accadere, perché sono così tante le riforme da mettere a punto, sono così tanti i soldi che arriveranno dal PNRR, e un rallentamento e un blocco, dato che da questo momento si comincia a dover correre per davvero, non ce lo si può permettere. Fare, diciamo così, da
interferenza all'esecutivo non vuol dire solamente mettere il bastone tra le ruote a Mario Draghi, ma vuol dire anche rallentare quelle operazioni e quelle riforme, quei provvedimenti che andrebbero ad aiutare gli italiani in difficoltà per i motivi che vi abbiamo raccontato. L'inflazione che è sbilanciata da una parte per quanto riguarda i costi della produzione, un PIL che è sì del 6,5% su base annuale, ma che è applicato rispetto a dicembre 2020, quando eravamo, non dico fermi, ma quasi. Quindi è vero che siamo performanti, abbiamo un 6,5% di PIL superiore alla media europea, ma questo non vuol dire che siamo usciti fuori dalla crisi. C'è ancora una disoccupazione importante, c'è ancora un livello di povertà piuttosto elevato. Inoltre, io poco fa vi dicevo, attenzione, siamo già in campagna elettorale, manca un anno, e in questo senso vedremo la Lega che collaborerà con il PD all'interno della maggioranza per portare avanti riforme e provvedimenti, ma intanto dovrà anche tirare bordate al PD e al Movimento 5 Stelle, perché dovrà tirare acqua al proprio mulino per quanto riguarda le elezioni politiche, magari trovando nuovamente sintonia con la Meloni che è all'opposizione, e la stessa cosa PD, Movimento 5 Stelle, dovranno collaborare con Draghi, ma dovranno inevitabilmente tirarsi bordate durante la campagna elettorale, che in realtà è già in via di definizione, è già incominciata, perché prima delle elezioni politiche del 2023 ci sono le amministrative del 2022 in città importanti, Genova, Verona, Palermo, Padova, L'Aquila, Asti, Alessandria, Como, Monza, ma potremmo andare avanti, non sono solamente queste città, cito Belluno, cito Frosinone, città di provincia dove comunque ci sarà da combattere per ottenere un posto e per diciamo misurare il termometro del gradimento dei partiti. È anche vero che quando ci sono le elezioni amministrative non sempre diciamo così le comunali corrispondono al gradimento del partito, insomma, perché il sindaco, specie nelle città un po' più piccole, vanta magari un consenso che è diverso rispetto al consenso che può avere il suo partito stesso. Dunque, come vedete, un anno di riforme è il titolo che vi abbiamo proposto. Siamo pronti? Noi vi abbiamo trasmesso questo approfondimento anche su Facebook, anche su YouTube, cercando di guardare oltre, al di là delle pagelle, insomma, sul fronte dei partiti che inevitabilmente si fanno in questo caso, e che però va ricordato anche una cosa: sono i gruppi parlamentari che hanno votato, hanno effettuato insomma in qualche modo il loro voto segreto, e i partiti non controllano i gruppi parlamentari, il voto è nascosto, quindi c'è da dire che la situazione era facilmente sfuggibile, no? Sul fronte della leadership dei vari movimenti all'interno del governo. Questo insomma è il nostro focus su Benvenuto Presidente, quello che accadrà domani, quello che sta già accadendo, anche perché avrete avuto modo anche di osservare su i vari quotidiani, e non soltanto, che insomma l'agenda è fitta, e abbiamo provato a farvi vedere anche noi che cosa vuol dire quando l'agenda è fitta e che cosa ha davanti Draghi e che cosa ha bisogno Draghi per in qualche modo trovare un via libera spianato, insomma, per quanto riguarda i lavori che sono sull'agenda dell'esecutivo. E allora ci fermiamo qui per questo approfondimento, però rimanete con noi perché dopo, tra poco, ci ricolleghiamo al mercato e cerchiamo di capire un po' quali saranno le previsioni della settimana. Un amico peraltro ci segnala un mercato cripto in leggero rialzo, è vero, guardiamo anche quello dopo il break.